Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Siamo alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e ci piacerebbe misurare il successo di una trasmissione televisiva che ha cominciato ad andare in onda sulle televisioni americane. Al giorno d'oggi misurare il successo di una trasmissione televisiva è abbastanza semplice, che sia una trasmissione della TV tradizionale o della TV in streaming. Basta andare a guardare un po' cosa succede sui social media, basta guardare fenomeni di costume come la maglietta che porto che richiama il personaggio di The Mandalorian, o situazioni simili. Ma tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, naturalmente c'erano molte più limitazioni. Si poteva andare a guardare qual era lo share, quali erano gli ascolti fatti da questa trasmissione, e tutto al più cercare di capire un attimo qual era stato l'impatto sui media tradizionali, che cosa ne dicesse la gente per strada. Eppure, nel caso di una trasmissione televisiva prodotta dalla CBS, andata in onda negli Stati Uniti tra l'aprile del 1989 e l'agosto del 1996, il successo è stato possibile misurarlo attraverso un punto di vista decisamente inaspettato, nel numero di vite umane che sono state salvate grazie alle lezioni imparate in questa trasmissione. E no, non sto parlando di una trasmissione che era nata con l'intento di educare e spiegare come salvare delle vite umane. Sto parlando di un docudrama che era nato con l'idea di raccontare avventure di eroismo quotidiano. Un docudrama intitolato Rescue 911. Prima di continuare, voglio parlarvi di un canale YouTube, il canale YouTube All Good 2000, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda qua in alto. Questo ragazzo ha raccolto, nel corso degli anni, tutti i segmenti che è riuscito a trovare di questo programma televisivo, cercando di archiviarli e di catalogarli per il loro contenuto educativo e per il loro contenuto di grandissimo intrattenimento, ma anche cercando di spingere, nel frattempo, la società CBS a rilasciare questi episodi su DVD o in qualche formato per permettere a tutti quanti di poter fruire ancora di questi episodi al giorno d'oggi. Ultimissima notizia proprio di questi giorni, rispetto al momento in cui sto girando questo vlog, alcuni degli episodi di Rescue 911 sono disponibili sulla piattaforma di streaming Pluto, solo che questa piattaforma è disponibile solo negli Stati Uniti, forse anche in Canada, quindi tutt'al più potrebbe essere possibile recuperare questi episodi utilizzando una VPN. Ma al di là di questa situazione, innanzitutto grazie all'aiuto di All Good 2000 è possibile recuperare dei segmenti che ci raccontano le situazioni di emergenza, come erano raccontate da questa trasmissione. Rescue 911 ci presentava delle situazioni di emergenza, così come erano state affrontate dalle persone e dai soccorritori. Lo faceva attraverso delle ricostruzioni recitate, ma in cui non partecipavano semplicemente degli attori, ma anche le stesse persone che erano rimaste coinvolte nella situazione di emergenza, e si avvaleva non solo delle immagini di ricostruzioni recitate vere e proprie, ma talvolta utilizzava anche, non so, le immagini dei telegiornali, si faceva ampio uso, per esempio, delle registrazioni delle vere chiamate ai servizi di soccorso, o delle registrazioni delle comunicazioni radio tra gli operatori di soccorso. Si cercava di raccontare il messaggio positivo degli eroi di tutti i giorni. E questo ha avuto un grandissimo impatto positivo sulle persone, non solo insegnando ad essere dei cittadini più attivi nelle situazioni di emergenza, ma anche mettendo in evidenza delle situazioni di emergenza o di pericolo che potevano realizzarsi nel corso della vita di tutti i giorni. E questo ha avuto un risvolto completamente inatteso, perché dopo la prima stagione di Rescue 911, durante la seconda stagione e poi le stagioni successive, in redazione cominciarono ad arrivare tantissime lettere di persone che ringraziavano perché grazie a un segmento, grazie a un episodio, grazie al messaggio lanciato magari dal capo della polizia o dal rappresentante dei Vigili del Fuoco in un segmento, avevano imparato qualcosa che era servito loro per salvare la loro vita o per salvare la vita di qualcuno dei loro cari. E questa è stata una cosa talmente positiva e talmente grande che solo delle lettere e ringraziamenti ricevuti alla redazione si parla, nel corso di tutta la trasmissione Rescue 911, di oltre 350 persone, cioè 350 vite umane, salvate grazie a comportamenti corretti messi in pratica dalle persone, dopo averli imparati, per aver visto quali erano i comportamenti corretti da mettere in
in pratica sulla trasmissione Rescue 911. E questo ha avuto un impatto talmente positivo sulla trasmissione che furono realizzati due special, uno intitolato 100 vite salvate e uno intitolato 200 vite salvate, in cui venivano raccontate proprio le storie positive che si erano realizzate grazie all'apporto della trasmissione, grazie a questi segmenti che avevano fatto vedere dove poteva nascondersi un pericolo o quale comportamento tenere qualora si fosse presentato un pericolo di un determinato tipo, e che avevano insegnato alle persone ad essere attive nelle situazioni di emergenza. Certamente qualcosa di positivo e di totalmente inatteso per una trasmissione che voleva essere un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. Ve ne voglio parlare oggi, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Cominciamo il nostro viaggio lungo gli spezzoni di Rescue 911 con un'avventura che avviene in una semplice casa, in una piccola cittadina dell'Illinois. Abbiamo questa coppia di coniugi che hanno freddo, semplicemente, quindi a un certo punto cercano di far ripartire la fiamma pilota della caldaia. Dopo un po' la signora si sente male. Il marito non capisce cosa sta succedendo, la moglie dice che sente la puzza del gas, ha la nausea per via della puzza del gas. Il marito cerca un po' di rintracciare il medico, cerca di rintracciare la figlia, alla fine, non sapendo che fare, prende e chiama semplicemente la società del gas, e la società del gas manda questo giovanissimo ragazzo di 22 anni, che invece capisce che qualcosa di molto grave sta succedendo in quella casa. Quindi il primo segmento di Rescue 911 che vi segnalo è intitolato Gas Leak Hero, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, scoprirete che talvolta avere la capacità di saper andare oltre al proprio lavoro, saper ascoltare, capire che c'è qualcosa che non quadra, ascoltare la propria impressione che c'è qualcosa che non quadra, può essere molto importante e contribuire a salvare delle vite umane. Ma questo episodio è importante anche per un altro motivo. Come ho detto nell'introduzione, grazie a questi episodi di Rescue 911 delle persone sono riuscite a salvare delle vite, proprio perché hanno avuto la capacità di capire che c'era qualcosa che non quadrava nello stesso modo. E infatti un secondo segmento di Rescue 911 riguarda una situazione molto simile. Questa famiglia si è appena trasferita nella nuova casa, accendono il riscaldamento e poi, nel corso del tardo pomeriggio, la moglie improvvisamente si sente male. Il marito, che ha fatto tutto il tempo avanti e indietro dalla casa, non ha nessun sintomo. Quando ritorna a casa con i figli da scuola, vede che la moglie proprio non si sente bene, vuole andare in ospedale. Ok, lascia i ragazzi e andiamo in ospedale. Mentre aspettano che venga visitata la moglie da un medico, vedono l'episodio Gas Leak Hero di Rescue 911 e si insospettiscono, perché la moglie ha praticamente gli stessi sintomi della signora che ha visto nell'episodio. Vedono che è la stessa storia, problemi con il riscaldamento, cercare di far partire la fiamma pilota della caldaia, e capiscono che quello che è successo è un'intossicazione a monossido di carbonio, e capiscono il pericolo che stanno correndo i figli che sono rimasti a casa con quella caldaia accesa. E quindi il marito, che torna di corsa a casa e tira fuori i ragazzi ormai intossicati e fortunatamente ancora vivi, e se non fosse stato per quel segmento non l'avrebbero capito e i ragazzi sarebbero rimasti a casa continuando a respirare monossido di carbonio tossico. Questo secondo segmento ve lo lascio linkato sul doobly-doo, subito sotto Gas Leak Hero, intitolato St. Louis Gas Leak, fa parte dello speciale 100 vite salvate. In merito al discorso di pensare velocemente a come salvare delle vite, vi segnalo un segmento che ci racconta la storia di un bambino che rischia di annegare in una piscina. Un incidente certamente terribile, e in questo caso ancora più terribile se consideriamo che questo bambino ha rischiato di annegare
annegare in quella che è una piscina per bambini nella parte profonda 30-40 cm, a dimostrazione del fatto che i pericoli si possono nascondere nelle cose veramente più inattese. Ecco che questo episodio lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, vi consiglio di andare e di guardarlo per vedere come una situazione di pericolo si può generare in quello che sembra la cosa più tranquilla del mondo, e come la curiosità di un bambino può essere veramente un pericolo. Ma un bambino può essere anche l'importantissima differenza tra la vita e la morte, e ce lo spiega un altro segmento in cui vediamo invece un bambino di 3 anni che riesce a chiamare il 911, chiamare i soccorsi e salvare la propria mamma, che è in una grave situazione di pericolo. Quest'altro segmento lo trovate linkato sul doobly-doo, subito sotto la piscina per bambini, ci fa vedere come se si insegna a un bambino a fare la cosa corretta, il bambino assorbe come una spugna, capisce che c'è bisogno dell'aiuto di una persona adulta e riesce a fare la cosa giusta. Riuscire a fare la cosa giusta, inoltre, può essere qualcosa di difficile anche per un adulto. In certi casi anche una persona adulta può trovare determinate difficoltà di fronte a una situazione completamente nuova, e allora bisogna anche saper improvvisare nella maniera corretta, da una parte, e dall'altra chi si trova coinvolto nell'improvvisazione deve essere molto bravo anche a cogliere questi segnali. È il caso del dispatch misterioso, della chiamata misteriosa, un altro segmento in cui abbiamo una situazione di pericolo, l'unico strumento a disposizione del nostro dispatcher è il pulsante per inviare la chiamata di emergenza. Quando suona solo il pager, il cercapersone, e poi non succede nulla, uno può pensare «Boh, magari qualcuno per sbaglio ha premuto il pulsante e amen», ma poi il pager suona di nuovo. Più volte. Ed ecco che chi è dall'altra parte, chi sta con il cercapersone, capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi vediamo anche questo Mystery Dispatch, segmento linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. È un modo di capire anche che la situazione di pericolo può essere nascosta dietro un segnale che bisogna interpretare in maniera corretta. Oppure si può interpretare qualcosa di inatteso come un pericolo, quando invece può essere solo un modo per strappare un sorriso. È il caso della chiamata di emergenza al 911 da parte di un cane. E questo è l'ultimo segmento che vi segnalo, lo trovate linkato sul doobly-doo, subito dopo Mystery Dispatch, giusto per concludere con un sorriso. Ovviamente tra i segmenti di Rescue 911 ci sono tantissimi segmenti che appunto hanno un lieto fine, ma ci sono anche dei segmenti che purtroppo non hanno un lieto fine, che purtroppo rappresentano come gli atti di eroismo di tutti i giorni, comunque pur importanti, non necessariamente portano sempre al lieto fine, ma si cerca di fare il possibile per salvare il maggior numero di vite umane. E appunto non dimentichiamo che Rescue 911 era nato come un programma di intrattenimento per le famiglie, e suo malgrado si è trovato ad essere un programma educativo per le famiglie, un programma in grado di insegnare qualcosa di molto importante, un programma in grado di insegnare come comportarsi in determinate situazioni di emergenza, quali comportamenti assumere, ed è stato così bravo nel dare queste lezioni da aver contribuito a salvare oltre 350 vite umane, tanto che sono stati realizzati questi due special, 100 vite salvate e 200 vite salvate, proprio per raccontare la storia delle persone che hanno scritto alla redazione ringraziando perché, grazie a un segmento, grazie a un episodio, grazie a un consiglio, magari dal comandante dei Vigili del Fuoco o dal capo della polizia al termine del segmento, sono riusciti a imparare qualcosa che è servito loro per salvare delle persone. Quindi in che modo poi questa trasmissione è diventata non solo un semplice contenitore di intrattenimento, ma un grandissimo contenitore educativo. Anche per questo il programma, andando avanti nelle stagioni, non si è semplicemente soffermato sul raccontare le avventure delle situazioni di emergenza, ma si è voluto soffermare di più anche nel raccontare il comportamento dei cosiddetti Good Samaritans, le persone che si sono fermate per aiutare, che hanno fornito un aiuto importante alle forze dell'ordine o alle persone in pericolo, cercando di sottolineare anche l'importanza di essere tutti quanti dei buoni samaritani. Il format di Rescue 911 ha avuto grandissimo successo un po' in tutto il mondo, tanto da essere ripreso da varie trasmissioni in varie nazioni. In Italia, nella seconda metà degli anni 90, abbiamo avuto, per esempio, Ultimo Minuto su Rai 3, con
Maurizio Mannoni e Simonetta Martone, che in parte ci riportava alcuni degli episodi di Rescue 911 doppiati in italiano, ma in parte ci ha portato anche delle avventure tutte italiane. E tra l'altro ho intenzione di approfondire anche Ultimo Minuto in un altro episodio di Diario di Viaggio on the road. Per il momento quello che vi chiedo è: voi cosa mi dite? Conoscevate la trasmissione Rescue 911? Vi era capitato di aver visto qualcuno di questi episodi, magari saltando su internet o relativamente a qualche citazione in qualche trasmissione televisiva? Vi è capitato di vedere qualche episodio perché magari avevate lavorato negli Stati Uniti? Vi ricordate Ultimo Minuto? Cosa mi dite di questa tipologia di trasmissioni? Pensate che siano una forma di intrattenimento educativo molto interessante, oppure no? Ci sono delle cose che possono essere più funzionali a livello educativo? Sapevate, per esempio, che nel corso della prima metà degli anni 90 negli Stati Uniti il servizio del 911 era attivo nelle grandi municipalità, ma piano piano cominciava a diffondersi nei piccoli comuni, nelle piccole province? Uno dei più importanti apporti alla diffusione della cultura dell'uso del 911 fu proprio dato grazie a questa trasmissione televisiva e alla diffusione del concetto che c'era il numero unico per tutte le chiamate di emergenza, quindi non c'era più la necessità di andare a scorrere l'elenco del telefono cercando il numero dell'ufficio dello sceriffo, dell'ospedale o della più vicina caserma dei Vigili del Fuoco, che era una cosa molto molto importante. Vi piacerebbe vedere una trasmissione del genere ripresa in chiave moderna, in chiave attuale, magari su un servizio TV in streaming o sulla TV generalista? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag BDBOTR. Bene, anche oggi ho concluso, vi rinnovo l'invito ad andare a guardare sul canale The All Good 2000 tutti i segmenti che trovate, sono veramente molto interessanti, molto belli e di grandissima ispirazione. Se sono riuscito a farvi conoscere una trasmissione televisiva interessante del passato e un format televisivo interessante da proporre magari anche al giorno d'oggi, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al mio canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, seguendo i contenuti che vi propongo, potreste imparare anche qualcosa sulla gestione delle situazioni di emergenza, che non è da buttare via. Vi ricordo il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda per piccole curiosità, dietro le quinte, notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine segnalatemi in un commento se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie e ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!